Oggi restauriamo un quadro. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video di restauro di quelli belli davvero. Iniziamo il recupero di un quadro. Ho potuto recuperare una porzione di un quadro che era andato del tutto distrutto, proprio distrutto materialmente, il telaio distrutto, mezzo quadro completamente strappato e sgretolato. Era per fortuna un'opera di non eccessivo pregio stilistico, anche se di un'epoca ormai remota, quindi meritevole di essere salvato il salvabile. È un quadro di inizi Novecento, di cui ho ritagliato una porzione seguendo le linee del giusto costrutto, quindi andando a ricercare le sezioni auree, le armonie, le giuste diagonali, e per poter, da un'opera più grande, ricavare un quadretto che avesse comunque una sua dignità e motivo di rimanere così imperituro nel tempo. Andiamo a vedere le operazioni di recupero e restauro quindi di questo pezzo di tela. Spostiamoci di là e vediamo oggi cosa si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra velinatura e fermatura della tela. Dell'acqua calda, molto calda, nella quale metteremo a disciogliere della colla di coniglio. Non vi dico le quantità perché dipenderanno dall'ampiezza del vostro quadro. Questa quantità a me dovrebbe bastare sia per la velinatura che per la fermatura. Per la velinatura e per la fermatura però la colla di coniglio mi serve allungata con un 30% del suo volume. Quindi inserisco all'interno della colla, preparata con 1 litro d'acqua, 100 g di colla di coniglio, 100 g di aceto bianco, inserisco alla proporzione un terzo della misura che ho preso. Questa è la colletta che andrò ad utilizzare per velinare il mio quadro. E poi due penne LS, una per la velinatura e una per la fermatura. Questa piccola per la velinatura che controllerò di più e questa grande per la fermatura. Poi ci servirà della carta giapponese che trovate in tutti i negozi di belle arti e di restauro, un tagliabalza e naturalmente la tela che vogliamo fermare. Questo è un pezzo di un quadro dei primi del Novecento, credo, fine 800, primi Novecento, che appunto voglio salvare. E allora mi accingo a velinarlo insieme a voi. Allora, perché si velina una pellicola pittorica? Fate conto che voi state restaurando un quadro. La prima cosa che si fa, si prende la tela così, si schioda dal telaio. Anche se poi si andrà ad utilizzare sempre lo stesso telaio, si toglie dal telaio per poter intervenire senza danneggiare, per pulire molto bene la tela. Prima si fa un saggio di solubilità, cioè si vede se la tela resiste all'acqua, perché naturalmente se a tempera o se è con qualunque altro materiale solubile in acqua non reggerebbe, quindi sempre bene fare un saggio di solubilità. Secondo, poi quindi si procede alla velinatura. Se quindi regge l'acqua, la velinatura migliore è la velinatura come questa con colla di coniglio, è la più semplice da rimuovere. Altrimenti, se non dovesse reggere l'acqua, ci sono le velinature a cera o a vernice che fanno al caso nostro, ma che sono velinature leggermente più complesse e quindi uno tende sempre ad evitarle. Sono più complesse soprattutto da rimuovere senza danneggiare il quadro. Come vedete, sto tagliando la velina in tanti rettangolini. Non taglio con le forbici, ma taglio così sfrangiando la carta. E più piccoli saranno i quadratini, più controllabile sarà la velinatura. Quindi io li taglio molto piccoli, faccio come se foste voi a farla. Quindi, naturalmente, più principianti si è,
più in piccoli pezzi è bene tagliare la nostra velina. Avviciniamo la nostra colletta, non si fa altro che sbordando un po' dal quadro, immettere così la nostra velina e fare in modo che aderisca su tutta la superficie. Si procede quindi sovrapponendo i pezzi l'uno all'altro. Io li sovrappongo sempre di circa un centimetro, in modo che poi, una volta che rimuovo la prima, porto via tutto. Così. Più ordinata sarà la velinatura, più protetto sarà il nostro quadro. Vi dicevo, perché si velina un quadro? Perché durante le operazioni di restauro il quadro sarà messo veramente sotto pressione. La prima cosa da fare è la pulitura e/o la fermatura del retro, che fa subire molti movimenti al quadro. Il fatto anche di non essere più inchiodata ad un telaio fa muovere molto la tela che ospita la pellicola pittorica, e quindi per far sì che la pellicola pittorica subisca pochissimi movimenti e che, se si stacca un pezzo, rimane comunque lì dove era alloggiato prima dell'intervento del restauratore, rende la velinatura un passaggio necessario. Infatti questo quadro, tutto sommato, nella sua distruzione è messo abbastanza bene, ma ci sono molti quadri che presentano dei fori, dei craquelé, cioè delle rotture della pellicola pittorica. In questo caso la velinatura appunto serve proprio per fermare tutti i pezzi lì dove sono. Ora quasi non la vedete più la velina, ma adesso, asciugandosi, tornerà bella evidente. Tra le altre cose, la velinatura serve anche per dare la prima leggerissima pulitura, perché quando rimuoveremo le veline dal quadro rimarrà appiccicato sulla velina il primo strato di sporcizia. Quindi piano piano si fa un servizio che magari non era preposto per quello, ma che ci risulterà molto molto utile. Serve anche molto perché, dovendo rimettere sul telaio la tela, dovrò piegare i margini che sono dipinti, e quindi questo, perché è un pezzo di tela estrapolato da un altro quadro, no? E avere il supporto della velina farà sì che non si stacchi quella altra pellicola pittorica. Quindi è un'operazione di restauro conservativo necessaria. A questo punto dobbiamo fare asciugare del tutto la velinatura prima di poter capovolgere il dipinto e lavorare sul retro. Ci vediamo dopo. Una volta asciugata, la velinatura si presenta così, un po' come un album di figurine. Ok, arrivati a questo punto, mi assicuro che la tela sia tutta asciutta e la capovolgo. Questa è una tela abbastanza recente, lo si capisce dalla sottigliezza della trama, ma non troppo recente, e lo si capisce dalla qualità della trama. È una tela assolutamente in fibra naturale, e adesso, con un bisturi un po' vecchio, faccio rinvenire un po' le fibre, così, facendo su e giù, senza insistere troppo. Quindi non devo sgranare le fibre, ma devo semplicemente pulirne la trama. Su e giù,
State attenti quando fate questa operazione a non essere troppo cruenti. Usate un bisturi a pancia in modo che sarà proprio la pancia del bisturi a guidarvi. In questo modo non soltanto rigenererete la fibra, ma la pulirete da tutta la polvere e la sporcizia che si è depositata nella trama. Se avete un aggeggino come questo, man mano che lavorate, asportate via lo sporco, così non lo respirate. Meglio sempre lavorare con una mascherina. I movimenti che faccio io prendo o il bisturi così o il bisturi così, sono sempre, come vedete, rotatori. E finalmente eccoci giunti alla fine della nostra pulitura. Per oggi ci fermiamo qui. Ci vediamo al prossimo video per la fermatura del retro e la svelinatura, cioè la rimozione della velina. E in caso, forse, proseguiremo anche con la pulitura. Vedremo quanto dureranno questi video, se no la pulitura sarà il video ancora successivo. Bene, quindi appuntamento al prossimo video, sicuramente con la fermatura del retro, che è un'operazione che serve per fissare nuovamente la tela alla pellicola pittorica, e la svelinatura. Lasciate un pollice in su, una condivisione e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime tappe di questo fantastico viaggio nel restauro dei dipinti. A dopo! Oggi quindi velinatura e fermatura del retro. Adesso abbiamo un quadro fermo su cui si può andare a lavorare, ad operare. La velinatura è la parte fondamentale di ogni operazione di restauro su pellicola pittorica, mentre la pulitura del retro è un'operazione necessaria per la conservazione dell'opera d'arte, perché con un retro pulito il quadro respira, non viene a formarsi quella che è una coltre che non permette la traspirazione dell'opera d'arte, e quindi la traspirazione significa adesione della pellicola pittorica al supporto, ossigenazione della pellicola pittorica, ossigenazione della preparazione del supporto, quindi stabilità. La pulitura del retro è un'operazione molto importante che va fatta con enorme delicatezza e quasi sempre in maniera meccanica, quindi semplicemente con l'ausilio di un bisturi, meglio a pancia che non a lancia. A lancia sono quelli che proprio finiscono a punta, a pancia sono quelli che hanno questa parte qua. Il mio è molto consumato. E proprio questa sua caratteristica, avere la lama consumata, rende questo bisturi perfetto per la pulitura del retro, perché non vado a rovinare la trama e l'ordito della mia tela. La pulitura del retro del quadro, mi va di fare questa puntualizzazione, è un'operazione che non va fatta spesso. Una di voi mi ha chiesto ogni quanto la si fa, una volta ogni 100 anni, cioè quando il quadro deve essere preparato per accogliere delle operazioni. Noi nel prossimo video vedremo la fermatura del quadro e vedremo anche la rintelaiatura del quadro, quindi
delle operazioni che richiedono questo tipo di interventi. Abitualmente un quadro invece si pulisce molto più semplicemente con un pennello, passando sul retro un pennello a setole morbide, e questo potete farlo nell'ordine della volta l'anno, non arrecherà nessun tipo di danno al vostro quadro. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, arriviamo a un bel numero sostenuto di like per fare così anche il secondo video, cioè in modo che io capisca che questo genere di video vi interessano. Io vi aspetto sempre anche su tutti i miei social, Instagram Arte per te, Facebook Arte per te, ma anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ma vi aspetto sempre qui per continuare il nostro restauro. Forza, mettete tanti like. Vi mando un grande bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!